Campagna elettorale alle battute finali, c'è tempo ancora fino alla mezzanotte, dopodiché scatterà il silenzio elettorale prima dell'appuntamento alle urne domenica 24. Grande successo ieri per Zedda alla Fiera di Cagliari. Un nuovo sbarco di migranti nel Sulcis. Questa mattina un barchino con a bordo 13 uomini, fra cui un minore, sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza al largo delle coste di Sant'Antioco mentre andavano alla deriva. Sicurezza sulla rete, cyberbullismo e sexting. A Carbonia oggi un importante incontro della Polizia di Stato con gli studenti delle scuole medie per comprendere meglio le dinamiche dei social e come difendersi dalle sue insidie. Tutto pronto per la seconda edizione del Carnevale Antiochense. Domani sabato 23 febbraio maschere tradizionali sarde, carri addobbati a festa e gruppi a piedi sfileranno per le strade del paese. Poi grande festa in Piazza Umberto. Buon venerdì 22 febbraio 2019 a tutti i telespettatori, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Campagna elettorale alle battute finali in Sardegna. A mezzanotte infatti scatta il silenzio elettorale prima dell'appuntamento alle urne domenica 24. Vediamo il servizio, Francesca Rius. Ultimo giorno utile per la campagna elettorale in Sardegna. A mezzanotte infatti scatterà il silenzio elettorale prima dell'appuntamento con le urne domenica 24. Una campagna elettorale anomala, giocata prevalentemente sui social e dai toni, se vogliamo, poco eleganti, una sorta di banco di prova dove alla spasmodica ricerca e conta dei like si è assistito ad accesi e spesso volgari dibattiti a suon di commenti pensati con la pancia. La Sardegna in queste settimane ha visto l'arrivo di diversi big della politica nazionale, ultimo in ordine di arrivo il ministro dell'Interno Salvini, che ha fatto tappa anche nel Sulcis. Stanno arrivando tutti, almeno si aumentano i flussi turistici, peccato che stiano parlando di tutto fuorché della Sardegna. Così Massimo Zedda, candidato a governatore del centro-sinistra, si è espresso ieri alla Fiera di Cagliari davanti a 2000 persone, riferendosi ai tre leader del centrodestra, Berlusconi, Salvini e Meloni, per sostenere il candidato Christian Solinas. Candidato senza volto e senza curriculum ha affondato Zedda, che già nei giorni scorsi, in altre occasioni, aveva sottolineato l'assenza del candidato presidente completamente sostituito dall'ingombrante presenza dei leader nazionali. Il candidato deve metterci passione, impegno, dire che cosa intende fare, ha proseguito Zedda. È diventato invisibile ed è stato nei giorni sostituito da ministri e sottosegretari. Lo sbarco, ha proseguito Massimo Zedda, prelude alla subordinazione al potere che starà altrove, ma non in Sardegna. Gli elettori però, ha commentato fiducioso il candidato del presidente del centro-sinistra, sapranno capire. Il sindaco di Cagliari ha poi fatto un passaggio sui pastori. Salvini per anni ha usato il termine pastore come insulto e ora dice di essere accanto ai pastori. E sul rivale Solinas ancora ha venduto la storia del proprio partito, il PISDAZ di Emilio Lussu, nemico del fascismo, per un posto al Senato e lo ha fatto ancora. Non sono stanco di fare il sindaco, ha commentato Zedda, ma così come Cagliari è la mia città, la Sardegna è la mia terra. Una terra che ha tanto da offrire, ma che ha anche tanto da reclamare per le ingiustizie patite. E poi, a proposito di una campagna elettorale dai toni eccessivamente volgari, lo stesso Zedda era già intervenuto nel suo discorso all'Hotel a Carbonia. Stravolgere anche risultati che sembrano, come dire, granitici nel consenso verso gli altri. Allora, si può con la forza della ragione, col garbo, con l'educazione, con lo stile che ci contraddistingue, che deve essere una caratteristica nostra, di tutti noi, di tutte le candidate e i candidati. Con un vecchio slogan degli anni 60, una risata vi seppellirà. Cioè, di fronte all'insulto noi dobbiamo rispondere con risate che vi devono sopportare e far andare ancora di più. Perché ne va del rapporto anche con le persone. Cioè, c'è troppa volgarità, maleducazione, insulto gratuito, ignoranza anche, purtroppo. E quindi riscoprire anche l'educazione nella politica. E cioè, ciò che non viene concesso e permesso al miglior amico non lo si può permettere e consentire all'avversario politico. Penso che sia un elemento che qualifichi in positivo la politica e lo stile e alla fin fine contagi in termini positivi, perché ci vuole l'esempio,
la società, a prescindere da, direbbe Totò, a prescindere da come uno vota, cioè la diffusione di elementi di stile, di educazione, di confronto sulle idee, aiuta tutti, non aiuta una parte, non aiuta un candidato o un altro candidato, uno schieramento, un altro. Quindi riscoprire anche un garbo, uno stile, vedo visi, persone che conosco e che riconosco da che ero bambino, era una caratteristica della politica di un tempo. E infine la promessa: mi impegno ad amministrare bene la regione. Cambiare non è facile, ma è pure possibile. Senza promettere miracoli, abbiamo coinvolto chi vive la Sardegna giorno per giorno, compresi i pastori ai quali esprimiamo la nostra vicinanza. Cambiamo argomento. Gli sbarchi di migranti sono ripresi con un nuovo impeto sulle coste della Sardegna. Questa mattina, infatti, un barchino con a bordo 13 uomini, fra cui un minore, sono stati intercettati al largo delle coste di Sant'Antioco da una motovedetta della Guardia di Finanza in servizio di normale pattugliamento. L'imbarcazione andava alla deriva quando è stata individuata dal mezzo delle Fiamme Gialle, che l'ha trainata in salvo nel porto di Sant'Antioco. I 13 migranti di nazionalità algerina, dopo le prime cure, sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir. Sono 39 i migranti sbarcati sulle coste sarde nell'ultima settimana, segno che le previsioni più ottimistiche del ministro Salvini di cessazione degli sbarchi sono destinate ad essere smentite. Sicurezza sulla rete, cyberbullismo e sexting, termini moderni per indicare quanto la rete globale può essere pericolosa soprattutto per i più giovani. La Polizia di Stato sta girando tutta l'Italia e la Sardegna con un camper dedicato all'attività di formazione e uso consapevole dei social. Questa mattina il TIR ha fatto tappa a Carbonia. Vediamo l'intervista realizzata da Carlo Martinelli al vicequestore Francesco Greco. La finalità di questa iniziativa, che è chiamata Una vita da social e che è già giunta alla sesta edizione, è quella di, attraverso diverse tappe che si svolgono in Italia e qui in Sardegna sono 4 tappe quest'anno, è quella di informare gli studenti, i ragazzi e i loro insegnanti sui pericoli della rete. Si parla di cyberbullismo, si parla di sexting, si parla di adescamenti online anche attraverso le nuove console dei videogiochi che sono tutte connesse alla rete. È là dove appunto gli adescatori ormai si stanno buttando. È un'iniziativa che mira quindi a informare i ragazzi e i loro docenti e che speriamo possa anche servire a lanciare un campanello, diciamo, di allarme per i genitori che devono vigilare sui loro figli, vigilare con chi utilizzano, insomma, il cellulare, quando si connettono, con chi parlano, con chi chattano, che cosa dicono attraverso la rete. È un dovere di vigilanza che spesso i genitori non attuano, anche perché molto spesso non sono nativi digitali come questi ragazzi e magari non sanno come farlo, però purtroppo i minori devono essere comunque vigilati ed è un obbligo incombe dalla legge. I rischi maggiori che corrono i ragazzi? I rischi maggiori sono appunto quello o di essere vittima di cyberbullismo, appunto vittima o addirittura degli stessi autori di cyberbullismo, o quello di essere adescati da pedofili nella rete attraverso, ripeto, non solo l'uso del telefonino ma anche quello dei videogiochi, oppure anche quello di trovarsi vittime di questo nuovo fenomeno che è quello del sexting, cioè dello scambio di foto o di video intima che vengono fatti normalmente tra i ragazzini, tra i fidanzatini, e poi al momento della rottura della relazione normalmente la ragazza rompe la relazione per qualunque ragione, il fidanzatino o l'ex fidanzatino meglio ancora poi si vendica pubblicando sui social o tranquillamente attraverso la messaggistica di WhatsApp, che ormai è in uso a tutti, e pubblicando, facendo girare il video o le foto appunto intime della ragazzina, con gravissimi danni appunto per la vittima, che ne risentirà soprattutto a livello psicologico e non solo. Giovedì 28 febbraio a Villa Cidro verrà inaugurato il Parco Letterario Nazionale intitolato allo scrittore Giuseppe Dessì, un'iniziativa voluta dal Parco Geominerario della Sardegna per valorizzare l'isola anche dal punto di vista umanistico e scientifico. Vediamo dunque i dettagli in questo servizio realizzato da Carlo Martinelli.
Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna è la cultura letteraria che narra delle vicende di miniera e della natura della Sardegna. Con questo spirito il Parco Geominerario ha deciso di costituire il Parco Letterario a valenza nazionale intitolato allo scrittore Giuseppe Dessì. L'inaugurazione è prevista per giovedì 28 febbraio a Villa Cidro, presso la storica residenza Casa Dessì. Parteciperanno tra gli altri Stanislao De Marsanic, presidente dei Parchi Letterari, e Paolo Lugi, presidente della Fondazione Giuseppe Dessì. Un'iniziativa culturale che intende mettere in relazione il Parco Giuseppe Dessì con gli altri parchi letterari d'Italia, con lo scopo di valorizzare la Sardegna anche sotto l'aspetto culturale. Abbiamo chiesto al presidente del Parco Geominerario, Tarcisio Agus, quali sono le finalità che si ripropone l'istituzione del nuovo organismo. La finalità del Parco Geominerario è quella appunto di valorizzare l'opera, che peraltro possiamo considerarlo un anticipatore anche dell'emissione del Parco Geominerario, perché lui parla dei luoghi naturali, ma anche dei luoghi di miniera, perché il racconto di Dessì spazia dal suo paese natio fino a Bugello, passando per Montevecchio, per Sangavino, e narra appunto dei luoghi di miniera, ma narra anche dell'ambiente naturale, dell'ambiente geologico del territorio. Quindi ho visto che questa idea, insomma, che è nata a suo tempo già in regione, che però poi non è andata avanti, ho pensato di riprenderla perché io la vissi, la nascita dell'ipotetico parco regionale, però Giuseppe Dessì l'ho vissuta da sindaco, quando ero sindaco del Comune di Guspini, per cui oggi da presidente del Parco Geominerario mi è sembrato importante riprenderlo e farne un parco però nazionale, non regionale, un parco nazionale. Così lavoriamo in sinergia perché abbiamo avuto i contatti con il parco Grazia Deledda, con Galtellini in modo particolare, e quindi pensiamo di lavorare anche in sinergia per la promozione culturale dei nostri due parchi, appunto anteponendo queste opere di letterarie per la conoscenza e c'è un mondo letterario che comunque si muove anche in Italia, in Sardegna meno, proprio alla ricerca e alla rivisitazione dei luoghi narrati. E questo mi sembra un altro settore importante anche per la promozione dell'isola. L'età media della popolazione del Sulcis Iglesiente sta aumentando in modo preoccupante, così i comuni devono rivolgere maggiori attenzioni verso la terza età. È con questo spirito che l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias ha deciso di varare un progetto in favore dell'invecchiamento attivo. Progetti e programmi aggregativi, ludici e ricreativi rivolti alle persone con più di 65 anni residenti in città. L'amministrazione comunale intende così raccogliere la disponibilità delle associazioni per promuovere tutte quelle iniziative per favorire il benessere psicofisico ed il mantenimento dell'autonomia relazionale. Il progetto, nato in collaborazione con la Consulta Anziani, vuole offrire la possibilità anche a chi è già avanti con l'età di svolgere attività ricreative con importanti ricadute per la propria salute fisica e mentale. Di questo argomento ci occuperemo in modo più approfondito nei prossimi giorni. Apriamo la terza parte del nostro telegiornale con gli eventi. È ormai tutto pronto per la seconda edizione del Carnevale Antiochense, in programma sabato 23 febbraio a Sant'Antioco. Maschere tradizionali sarde, carri addobbati a festa e gruppi a piedi sfileranno per le strade della città, per poi concludere la giornata con una grande festa in Piazza Umberto, all'insegna della musica, dei balli e del divertimento. L'evento, organizzato dal Comune di Sant'Antioco in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Sulchi e l'Associazione Culturale Suvorti, prenderà il via alle 14.30, orario in cui è previsto il raduno dei partecipanti di fronte allo stadio comunale, ingresso di Via Nazionale. Successivamente, formato il corteo, la sfilata prenderà il via seguendo il percorso di Via Nazionale, Via Roma e Corso Vittorio Emanuele. Andiamo avanti, continuano gli spettacoli della stagione teatrale di Bacuabis Teatro 2019, realizzata dalla compagnia La Cernita Teatro per la direzione artistica di Monica Porcedda. Domenica 24 febbraio al Teatro di Bacuabis alle 11, spazi creativi, luci nel caos, mostra fotografica degli allievi del corso diretto dal circolo fotografico F7.1.
Si proseguirà alle 15 con Spazi Creativi, lo Squinchos mostra fotografica di Franco Montis e si andrà avanti fino alle ore 18 con Circo Scienze, professor Pietroschi e il coniglio nel cappello di e con Pietro Olla, spettacolo di giocoleria e equilibrismo tra didattica divertente e risate. Domenica 24 alle 16 al Museo Archeologico Villa Sulcis di Carbonia il terzo appuntamento con Fiabe a merenda. Ruggero Soru illustrerà il coraggio di Tatana riportandoci nell'affascinante epoca nuragica attraverso le avventure di Tatana e il Prolagus. Tutti gli appuntamenti saranno caratterizzati dalla presenza di un momento ricreativo in cui si farà merenda tutti insieme. La quota di partecipazione è di 8 euro a bambino. È gradita la prenotazione al numero telefonico del Museo Archeologico Villa Sulcis 0781 1867 304 oppure all'indirizzo email carbonia@sistemamuseo.it. Era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e a Noasi in Cursu con Enrico Puzzolu. Questa sera invece alle 21 l'appuntamento è con A Tutto Campo, il programma curato da Giancarlo Cancedda. Grazie per l'attenzione e per averci seguito, io vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.